Amici di OutTV bentornati, oggi parliamo di politica, 25 maggio 2014, elezioni in Abruzzo, Sono, siamo a Guardia Grele per la presentazione della candidatura a consigliere regionale di Donatello Di Prinzio nelle fila di Abruzzo Futuro, movimento politico creato da Carlo Masci, Carlo Masci che oggi aprirà questa campagna elettorale qui a Guardia Grele per sostenere anche la candidatura di Donatello Di Prinzio, un programma, un progetto molto è molto ambizioso quello che abbiamo letto un po' dal programma di Abruzzo Futuro e poi che troviamo a stralci anche nel programma di Donatello Di Prinzio. Siamo pronti per questa tornata elettorale? Sì, assolutamente sì, eh, sono qui contentissimo di appoggiare la candidatura di Donatello Di Prinzio che ha scelto di correre con la lista Abruzzo Futuro, è convinto eh, ed è convinto di ottenere un grande risultato e io sono più convinto di lui perché eh, sicuramente lui ha lavorato benissimo nella provincia di Chieti come assessore, sicuramente eh, c'è una squadra che lavora bene a Guardiagrele e che l'appoggia a pieno e poi Abruzzo Futuro in questi anni ha fatto tanto. Eh, nella nostra regione abbiamo ottenuto cinque anni fa un risultato storico, la prima lista civica che è riuscita ad ottenere tre consiglieri regionali, a prendere il 7,3% in regione, 42.303 cittadini abruzzesi ci hanno dato la loro fiducia e pensiamo e speriamo che questa fiducia possa essere riconfermata nelle prossime elezioni del 25 maggio. Io per 5 anni ho svolto il ruolo di assessore regionale al bilancio, con chiodi abbiamo preso una regione che Cinque anni fa era fallita e oggi la riconsegniamo agli elettori abruzzesi come una delle quattro regioni più virtuose d'Italia. Abbiamo ridotto il debito del 32%, un debito enorme. Cinque anni fa eravamo la regione più indebitata d'Italia. Eh, abbiamo ridotto la tassazione regionale del 27% per due anni consecutivi, siamo stati l'unica regione d'Italia a farlo, l'unica regione d'Italia ad avere l'autorizzazione dal Ministero a farlo. In cinque anni non abbiamo fatto debiti, in cinque anni non abbiamo fatto deficit, per cinque anni. Abbiamo approvato i bilanci in tempo utile prima del 31 dicembre dell'anno precedente, un risultato storico perché in Abruzzo non c'era mai riuscita nessuna giunta, nessun consiglio regionale, quindi i risultati che abbiamo ottenuto sono sotto gli occhi di tutti. Quindi con grande soddisfazione appoggio Donatello di Prinzio in questa presentazione della sua candidatura, sono certo che potrà ottenere un grandissimo risultato e mi auguro di vederlo insieme a me, insieme a Chiodi, insieme a tanti altri amici in Consiglio regionale per la prossima legislatura. E a sostenere la candidatura alla Regione Abruzzo come consigliere per Donatello Di Prinzio abbiamo anche il sindaco di Guardiagrele Sandro Salvi che ha il piacere di avere nelle fila della Giunta Comunale come assessore proprio Donatello Di Prinzio. L'augurio per questa campagna elettorale. Beh, questa è un'amministrazione che ha un programma ancora da rispettare. Fra i nostri programmi c'era quello anche di, di portare una candidatura di uno dei nostri alle prossime regionali. La cosa si sta avverando, siamo molto fiduciosi in questo. Donatello in amministrazione ha lavorato bene, ma molto, molto bene. Tant'è che eh, da quando ho, affidato, ho ritirato la delega al rappresentante della Lega e ho affidato la delega ai lavori pubblici a Donatello di Prinzio, eh, si è visto un altro passo, un altro movimento e le cose sono andate veramente bene sia come finanziamenti arrivati sia come realizzazione delle opere. Questo Noi siamo convinti che la candidatura di Donatello di Prinzio possa dare un passo in più a tutta l'amministrazione regionale ma soprattutto possa essere un bene per il nostro Comune. Vi e abbiamo ascoltato il saluto e le dichiarazioni da parte di coloro che sono venuti oggi qui a Guardiagrele per sostenere la candidatura, lo ricordiamo, alla Regione Abruzzo come consigliere di Donatello Di Prinzio e adesso lo abbiamo qui e abbiamo letto il programma, abbiamo scorso la brochure che oggi è stata distribuita qui al Cinema Garden di Guardiagrele ma è un programma ambizioso che Donatello Di Prinzio ha presentato ai suoi concittadini alla regione Abruzzo, partendo qui da Guardia Grele, le aspettative per questa campagna elettorale e i desideri di Donatello di Prinzio per la regione Abruzzo. Grazie Fabio e un benvenuto a tutti e un ringraziamento a Carlo Masci che mi ha voluto nella sua squadra e che oggi inizia a rompere il ghiaccio insieme a me per questa campagna elettorale. E come sai ogni campagna elettorale che abbiamo fatto l'abbiamo fatto sempre con grande volontà e spirito di sacrificio, ma con l'impegno per portare risultati a fine mandato se tutto va a buon fine. Questa è una campagna elettorale molto difficile con i problemi che quotidianamente le famiglie hanno con la poca fiducia nella politica soprattutto e con quel movimento che è populista, che comunque eh, aizza le folle, soprattutto le persone che oggi hanno veramente necessità e bisogno, che crea scompiglio all'interno delle coalizioni politiche che eh, si susseguono anno dopo anno. E io eh, la mia campagna elettorale la concentro su quello che è stato sia alle comunali che alle provinciali scorse, quello della serietà nel rispetto delle regole e nella buona amministrazione, con l'impegno e la volontà di lavorare non di fare politica. Politica. Lavorare nella pubblica amministrazione, l'esempio dei quattro anni di amministrazione in provincia è quello che stiamo facendo nella nostra città Guardiagrele. Naturalmente tutti vogliono tutto, non tutto è possibile, è un momento di crisi e di difficoltà economiche che gli enti oggi eh, hanno, ma con l'occulatezza del bombato di famiglia riusciremo sicuramente anche in Regione a continuare ciò che Gianni Chiodi ha fatto in questi anni. Anni che forse sono stati spesi poco nella comunicazione, poco nel rapporto. Con il territorio, e questa è una pecca che devo dire e dico a chi ha amministrato oggi la Regione Abruzzo, ma d'altra parte devo dire che è stata amministrata con grande attenzione. Ricordiamo le amministrazioni precedenti che si sono susseguite: sono caduti tutti quanti sotto l'ombra di tangentopole, sotto l'ombra di eh, speculazioni o eh, presidente della Regione Arrestate. Gianni Chiodi è stato cinque anni ad amministrare la nostra Regione: cinque anni con grossi problemi, dal terremoto dell'Aquila, commissariamento della Sanità, eh, problemi non di poco conto, ma che hanno portato, comunque, la regione Abruzzo ad essere a tornare tra le prime regioni d'Italia. Oggi abbiamo una pressione fiscale tra le più basse d'Italia e abbiamo un gruzzoletto che chi amministrerà dal 26 maggio in poi potrà distribuire sul territorio a beneficio delle famiglie e soprattutto dell'imprenditorialità che ha avuto grossi problemi e un collasso enorme, soprattutto nell'edilizia e nell'indotto delle nostre fabbriche, soprattutto nella nostra provincia. Spero nel consenso cittadini per poter conseguire quel programma che abbiamo iniziato eh, dalla, dal Comune di Guardia Grele dieci anni fa con questa coalizione, alla provincia con la compattezza di uomini e amici che comunque mi hanno sostenuto, alla comunale di quattro anni fa e spero che anche in questa campagna elettorale possiamo andare uniti e compatti per poter lavorare per la nostra regione e per la nostra bella provincia. Grazie e l'imbocca al lupo da parte eh, di tutti i presenti qui oggi a questa presentazione. Buona campagna elettorale e poi ci sentiremo dopo il voto per commentare, magari per raccontarci quale sarà il progetto futuro di Donatello di Prinzio alla regione Abruzzo.